State facendo le torte? Avete pulito il garage? Di cosa parlare? Beh, ci ho pensato a lungo. L'altro giorno, ascoltando della musica, mi è venuto in mente: ma perché non fare una recensione di un disco che, nel bene o nel male, mi ha cambiato la vita? La condizione in cui mi trovo è proprio fuori dal tempo. Distortion. Beh, allora potete mettervi comodi e ascoltare questo video in cui vi parlo della mia seconda passione, la musica. Ma prima, rullo di tamburi, sigla! E ridi più forte di me, se puoi. Benvenuti a tutti. Allora, oggi vi parlerò di un album che mi ha cambiato radicalmente l'esistenza, anche se ce ne sono altri a cui sono più affezionato. Questo qui è effettivamente uno di quegli album che sono un po' da spartiacque, e poi anche più tardi capirete anche perché. E non mi è piaciuto da subito, ci è andato un po', però dopo mi è entrato nel cuore, e specialmente in questi giorni dove si è a casa a fare mille cose, potrebbe essere l'album ideale per voi. Questo album si chiama Metallo non Metallo, è un album dei Blue Vertigo del 1997. Mi ricordo ancora quel campeggio invernale, credo fosse a Limone, Limonetto o su di lì, insomma, c'era qualcosa a che fare con limonare. Insomma, in cui il mio amico Roberto Pollapollin mi propose di ascoltare quest'album qui. Quando me lo mise tra le mani, la sensazione è un po' stata: ma che diavolo! Come dicevo prima, al primo ascolto non è stato un album semplice, perché comunque si spostava molto dalla musica che ascoltavo io in quel periodo, che era prevalentemente rock, grunge, anche perché veniva da quel periodo. Il 1997 comunque è stato un album di grandi successi, sia per quello che riguarda la discografia italiana. Sì, ok Sergio, tutto bene, però in quell'anno c'erano anche Lorenzo 1997 l'albero, per esempio, oppure La morte dei miracoli di Frankie e Emergency, o ancora Mondi sommersi, Delic Fiba, Tabula rasa elettrificata, Confusa e felice di Carmen Consoli, ma vogliamo dire, Hai paura del buio degli After Hour. Che per quello che riguarda la discografia internazionale. Cito anche due uscite così in ambito internazionale. Uscirono gli U2 con Pop, Nick Cave, Bjork, gli Spiritualized, Blur con l'album omonimo, The Fat of Leanne dei Prodigy, oppure The Year Now degli Oasis, che magari non era al livello di quello precedente, ma è stato comunque un boom. Gli Urban Hymns, i Verve, Ok Computer dei Radiohead. Fu un anno fantastico. Entrando dentro l'album si capiva subito che sarebbe stato un album che mi avrebbe fatto parecchio riflettere. E sono, mi sembra, 15 tracce, ne uscirono se non sbaglio 3 singoli, tra cui Fuori dal tempo, Cieli neri e Altre forme di vita, che sono tuttora nella discografia italiana, e se non sbaglio l'album è entrato anche nella classifica dei 100 album più belli della storia della musica italiana. Non nei primi posti, comunque c'è tra. Ma che dici? Dicevamo l'etichetta discografica, la Mescal per l'appunto. La Mescal? La Mescal è un'etichetta discografica nata negli anni 90 per volontà di Ligabue e Valerio Soave. Ligabue, sì, il famoso cantante. E ha lanciato i migliori nomi del panorama rock e non italiano. Basti pensare ad After Hour, Carmen Consoli, Subsonica, La Cruz, potrei star qui a dirne altri. Basta. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. I Blue Vertigo erano Marco Castoldi in arte Morgan, quel sì, quello che conoscete adesso, che fa X Factor, Amici, che si è reso protagonista a Sanremo in senso negativo. Una volta era il leader dei Blue Vertigo, in realtà è ancora il leader dei Blue Vertigo perché non si sono mai sciolti, questa detta sua. Poi c'era Andrea Fumagalli, detto Andy, Sergio Carnevale e Livio Omani. C'è ancora Marco Pancaldi, che fa l'intro all'inizio, e un altro grandissimo. Ma che dici? Il Deus Ex Machina di
della musica italiana, che è Mauro Pagani. Inutile dire chiamarlo Mauro Pagani, perché spero che lo conosciate tutti. C'è anche un piccolo cameo di Alice che canta in una canzone. Come dicevo, l'album è composto da 15 brani della durata di circa 70 minuti, poiché nell'ultima canzone, che si chiama Troppe Emozioni, c'è una ghost track alla fine. Se ascoltate, mi sembra dopo 3 minuti c'è un'altra canzone, quasi tutta strumentale, anzi se non sbaglio proprio tutta strumentale. Ed è proprio il bello di quest'album, che passa dalla musica strumentale alla musica ambient, poi si fa heavy metal, si fa pesante, e ci sono più influssi dentro quest'album. C'è la musica rock tradizionale, ma diciamo tutta la musica dance degli anni 80, io ci butto dentro i reggae persino, ci butto dentro naturalmente Battiato, perché si sentono tantissimo gli influssi di Battiato, e devo dire anche, mentre mi suona il cellulare, la musica dei Depeche Mode e tutto il kraut rock tedesco dei Kraftwerk, quella branca lì, ma anche musica classica, come dicevo, anche musica di discoteca, anche musica rock, perché c'è anche una sana, vera vena rock. Ma cosa stai dicendo? Ha uno stile personale, la musica diciamo che è molto colta e si avvicina quasi al cantautorato, ma è anche un disco ispirato perché è schizofrenico, è arrogante, proprio come il cantante Morgan, e è sempre sul chi va là, insomma, si mischia sempre ironia e gusto per il divertimento. Ma soprattutto, Metallo non metallo, fa parte della trilogia chimica, a detta di Morgan. Trilogia chimica è il concetto un po' più complicato, nel senso che nell'alfabeto italiano ci sono 21 lettere. Acidi e basi, primo album, A e B. È un po' A, B, da un punto A a un punto B, il concetto degli opposti, lo scontro tra gli elementi opposti. Invece l'album di cui stiamo parlando oggi, Metallo non metallo, M, è l'undicesima lettera dell'alfabeto. È durante la parte centrale, il nucleo sta nel mezzo, la vita sta nel mezzo, come cita anche una canzone dell'album, e soprattutto da notare la O centrale, Metallo non metallo, e invece per la fine, cioè lo zero, la Z dell'album zero. E lo zero è il concetto non logico, è l'incomprensibile. Che fatica. Oddio. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Cosa che non guasta vinse gli MTV Day di quell'anno, se non sbaglio, e vendette circa 400.000 dischi. Oltre a questo, c'è da dire che la sua fortuna è anche dovuta alla nascita di MTV Italia nel 1997, che lo aiutò con i video a farlo circolare in Italia. E sti cazzi! Boo! Insomma, ve lo consiglio perché è un album che mischia il colto al popolare. Mischia la musica degli anni 70, la musica degli anni 80, ha fraseggi di basso fantastici. I musicisti che lo suonano sono tutti ottimi musicisti, perché che se ne dica, ma anche Morgan è un polistrumentista fantastico, suona il basso contrario, quel corda contrario, è mezzo matto, siamo tutti d'accordo, specialmente oggi, però ha firmato questo capolavoro della musica italiana, secondo me. E anche questa settimana, come recensioni abbiamo dato, vi consiglio di ascoltarlo mentre fate le vostre faccende di casa, perché è un album che va rivalutato e secondo me non perde il suo valore anche al giorno d'oggi. Io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio all'ascolto di questo disco. Ah, cosa molto importante, aspetto i vostri video. Oddio. Tra l'altro anch'io vorrei fare l'eremita, ma non ne sono ancora in grado. Finito. Ciao, Sigla!